Ok ragazzi, siamo qui nella... Ok, Ops, ragazzi, avevo il microfono dall'altra parte della scrivania. Ragazzi, siamo qui di nuovo su Flixbus, ragazzi, o Fernbus, come cabbo se fa chiama lui. Ho scoperto che in pratica non era che non mi faceva fare il viaggio, ma era semplicemente che appunto non andava come l'avevo impostato, cioè in pratica non capivo come impostare i vari punti, ovvero i punti di partenza e i punti di arrivo. Quindi ricapitoliamo, si fa carriera, si fa Kell, che in pratica è la città di partenza, però aspettate che non... Ok, si fa Kell, ah, no, si fa nuovo, scusatemi, si fa la città di partenza, si fa la città di arrivo, quindi in questo caso facciamo Hamburg. E il numero della linea, non vendiamo noi, siamo linea numero 12. Siamo un express, perché appunto, mettiamo express. Sono 196 km, durata del viaggio 2 ore e 18 minuti. Facciamo salva. Quindi eccola qua, facciamo prossimo. Stazioni. Allora, ragazzi, lo facciamo realistico, è più bello. Se lo facciamo invece in modalità arcade, è più, diciamo, di come devi dire, raga, è più sempliciotto. Un attimo solo, ragazzi, che si sta scaricando il telefono. Questo qui da dove vedo i messaggi, quindi in questo modo riconverrebbe andare in realistico, si perde un po' di tempo, però appunto è molto più facile, cioè è molto più reale. Iniziamo subito il gioco, andiamo avanti e cerchiamo appunto di portare la nostra prima tratta, diciamola così, la nostra prima tratta, in modalità che appunto le persone non ci rimangono male. Quindi allora webcam, eccola qui, sta qui in basso a destra, ma qua abbiamo il navigation. Oddio, non saprei dove inserire la webcam, però non toccare lo schermo, ho detto la webcam che ci azzecca lo schermo, io vorrei capirti. Ok, la possiamo anche trascinare liberamente in alto a destra. L'accendiamo e andiamo al gioco. Ecco qua, ragazzi. Quindi in pratica, questo è il nostro bel pullman. Vedete, appunto, noi siamo italiani, quindi abbiamo preso il pullman italiano, cioè pazzo scritto sotto. Questo è il nostro amato pullman. Proprio nostro, my name is... Ok, va bene, ok, perfetto. Quindi adesso andiamo ad aprirlo. Era grandissimo, ragazzi, quello a due piani è molto, molto utile. Andiamo a sederci. Andiamo a fare col 4, no, 5, ok. Tasto è per accenderlo. Il 4, 1 un'altra volta. No, 2, volevo dire. Bugia. Ehi, però. Quindi 4. No, e 5. Chiudiamola. Apri porta, chiudi porta. E perché non me lo chiude? Anzi, raga. Boh, non mi chiude la porta.
non mi chiude la porta, vabbè, devo capire adesso il... Perfetto. Abbiamo impostato le scritte. Devo capire sto coso, ma... A posto. Non mi fa chiudere la porta del pullman, però. L'aria condizionata. Ok, un attimino solo. Aria condizionata. F9, chiudi la porta anteriore. Ok, perfetto, ragazzi. Quindi adesso l'aria condizionata la mettiamo a 18 gradi, quindi non dovrebbe fare 18 gradi e mezzo, 19 gradi, riscaldamento aria condizionata, ok. Perfetto, allora. F9. Con F9 e non vale F9, gamba. Chiudi la porta anteriore con l'F9. Non vale F9. Quindi aspettate. Come se si fosse andato in blocco. Vediamo un attimino. Non è che ci manca qualche cosa. E non va. Forse c'è qualcosa. Ok ragazzi, avevo in pratica impostato. Si può partire? Ok ragazzi. C'è un po' di traffico. C'è un po' di traffico ragazzi. Signora, i limoni, signora! I limoni? C'è un po' di traffico, ragazzi, a Kiel. Dai, che devo arrivare alle 10 là. Grazie per il ride, Antonella. Non mi va a scappare il rosso, ma io dico quel...
Non lo fate apposta, eh? Scappa russa e fa La Madonna. Madonna. La Madonna. Beh, che sono le meno 10, devo arrivare lì almeno per le 10, se no altrimenti. Non è che questo traffico lo sto a fare io, no? Ma tu guarda, no, po'. Ma sto semaforo quando scatta, verde? Ah, che tengo. La gente mi sta aspettando. Un chiavaca. Deve essere roba. Aia, che per russo, non è giocato, si mette a fare sto verde, lei è giallo, ma deve andare a verde per noi. Allora, si prende il telefono, si fa il login, perché appunto dobbiamo vedere un po'. Allora, questa persona, forse sempre con la C, allora, controllo passeggeri, quindi. Come funziona? No, questo qua ragazzi non ci serve perché appunto non. Allora. Inizio itinerario. Ci sono ancora passeggeri da controllare. Ok. E come faccio a controllare? Registrazioni. Ah, aspettate, raga. Come si faceva? C? No. Aspetta, com'era? F1, F2, F3, F4, F5, F7, F7, F8, F9? No. 1, 2, 3, 4, no. F no. Ah, entra nel bus.
E apri il portellone anteriore con... Allora, o apri il portellone anteriore. No, aiuto. Dove chiedere a questa persona... scusa, aiuto. Ma devo fare un attimo una cosa. Allora. Kira. Ma se no... Allora, aspettate, aiuto. Facciamo un attimino. Entra nel bus. Scegli il percorso finale. No, segui il percorso. Ma l'agenda è qua. Aggiungi la prima agenda, combo. Ma se non mi fa chiedere i biglietti, come faccio? Non sarà nulla. Allora, aiuto. Allora, non ci siamo capiti. Qua ci stanno dei numeri. Ok. Qua ci stanno i biglietti per venderli. Ok. Allora, se io vengo vicino a Kistre, posso anche sciogliere, io mi sono fatto in casa, che come faccio a aprire? Perché non me lo fa manco fare registrato totale, vedi, cioè, non va così. Come si chiamava il paese? Umberg. Come si chiamava, ragazzi? Hamburg. No, sì, Hamburg. Hamburg, quindi così in pratica dobbiamo forse andare a mettere la registrazione vendi per Hamburg. No, Hamburg. Hamburg, ecco qua. Controllo. Niente. Aiuto, ma dove stavi studiando in giro, eh? E come si controlla un culo a calla così?
Oggi aspetta, c'è da stare a cada cosa. Ok. Non so se c'è qualcosa qua, raga. Salve a tutti. Sì. Ai spietti, adesso perché chi scamo oggi partito. Devo capire un attimo una cosa. Allora, l'aria condizionata accesa. Queste accese, i pizzi e bagno accesi, luci. Ok. Devo capire un attimo una cosa. Marco! Aiuto, ma è canna, ci guarda. Non è mancato. Ho visto tutto controllato, sta agenda, hai già capito? È perché già ne mi si... penso allora di sì, vai giù. Ma chiami Samanetta, ami. Ehi, energia. Ok. Ancora no. Aspetta, Marco, perché ci capite qua come funziona. Ma che cacchio fa? Sto cretino si ferma innanzi a un babbo che ma che tu vuoi rosimare? Faccio piede, lascio sta. Quando so che la commissione di video serio.
cacchiaro. La pulota. La pulota traffica. Voglio una basta. C'ho pure un raffi, capito? Mia mia. Un pazzo, sei un pazzo. Ciao Silvio. Annaggia, però trippi troppi. Guarda sto semaforo come. Yeah. Avete fatto scatta russa no, da voi. No. Ho altri giochi, fra, già sono organizzato. Infatti questo è giusto per vedere una cosa, poi devo giocare su un altro gioco, poi dopo su un altro gioco ancora. Balla uno, dai, aiutengo. Mannaggia, però sto semaforo, mannaggia, la pozza. Con questo non ce la posso proprio fare, non ce la posso proprio fare con questo semaforo. Ci è scappato 3 volte il russo, raga. All'inizio, a metà e mo' un'altra volta. No, fra, non me va proprio, te lo giuro. Cioè, è verde, ah, dai. Ma sti semafori ce l'hanno proprio con me, aiuto. Meno male, la svila da strada, non ce ne sta neanche. Mannaggia che alla grande so. GG, aia, gizzata. Adesso andiamo a vedere appunto. Perché strano, ragazzi, là non mi ha fatto prendere i passeggeri. Però le borse dentro me l'ha me. Ha inserito le zaine dentro, però non mi ha fatto prendere i passeggeri. Mo' ho sbagliato a fare io qualcosa probabile. Mo' andiamo a vedere. Perché comunque mi diceva entra nel bus. Non mi diceva.
prendi bagagli o cose simili. Quindi vuol dire, ragazzi, là era una fermata normale. Oh, troppo veloce. Quindi vuol dire che là era una fermata normale che io dovevo fare. Settanta chilometri. Ma quel 404 è come se fosse un errore, ragazzi, là in basso a sinistra nella mappa, lo vedete? Raga, ti devo spingere. Centocinquanta chilometri ancora. Quest'anno che non... Vediamo un po'. Ma non ci sta nessuno più. Mannaggia, te stai laggata, che fai?
Ok, siamo a 100 km dalla destinazione. Ma non penso a mezzogiorno e 20, meno di mezzogiorno e 20, raga, facciamo. Galleria? Mi sa di sì. 80 km, ma le gallerie laggono. Stavo distratto, raga. 70 km. Sono le 11:20 nel gioco. Dovremmo stare là a mezzogiorno e 20. Ma penso che arriveremo molto prima di mezzogiorno e 20. E se non va così, ragazzi, io chiudo un po'. E niente, vado un po' a mangiucchiare qualcosa. Poi ci rivediamo con Fortnite. Un'oretta e mezzo di Fortnite. Girare. Ma che te puoi azzinare a picciare? Ma che stai a parlare strada e free? Ma stai buono, caga, nei chi tre vive. Cretino. Free non vieta la tua strada, free. Ma che gente di capo, che sa? Meno male che è un gioco, vabbè. Ah, lì è da Nanzuka, da chi sta? Fa niente, fa niente, raga, fa niente, che ho preso qualche botto. Fa parte della direttina, ragazzi, fa parte con ogni tanto uno scherzo. Poi, tra virgolette, siamo sempre con il riscatto di Marco, l'autista Pisellino che fa dannini, cioè... Ma sto gioco c'ha qualche problema, raga. Boh. Camion che ha preso la macchina della polizia, l'ha sbattuta nell'angolo, vabbè. Vabbè, ragazzi, eventualmente ci gioco solo stamattina. Mo 106 da 4. Ah, 400 è la strada, forse. Ragazzi, ci gioco stamattina. Poi, se eventualmente, raga, non ci giocherò più. Perché, comunque, a me, dopo un po', raga, se a me il gioco. Allora, io lo provo, ok? Ammetto, io lo riscatto. Per carità, o quello che sia, io ci gioco. Ma se poi vedo che il gioco non mi piace, che rende poco, oppure non è nel mio genere, che vedo troppe cose stupide. Tipo, come per esempio, ho visto il camion che ha preso il posto di blocco e si è portato la macchina alla polizia a quell'altra parte. Per me questa è già una grande cagata, cioè non esiste proprio. Se tu sei un simulatore non dovresti simulare questi incidenti così, se no altrimenti non ti dovresti nemmeno chiamare, come si chiama il gioco, come sta scritto nel titolo della live.
devo girarla. Cosa ne pensate di quella cosa che ho detto? Cioè, raga, non è brutto come gioco perché l'idea di simulare il pullman è bellina e carina, però. Però non è che si gioca così, raga. Da quest'altro, si fermalo, eh. Ora di arrivo, mezzogiorno e 20, sono l'11:40, mancano 30 km per arrivare in città. Ma vediamo se qua almeno mi fa prendere le persone, se invece mi dà qualche errore, tranquillamente ragazzi, prendo, stacco la live, tranquillamente proprio, disinstallo il gioco. È easy proprio, raga. Non ci perdo in chiacchiere. Provo qualche gioco. Vediamo un po' come mi piace o no. Se vi piace pure a voi, lo continuiamo a fare. Con la speranza però che possiamo continuare. Se no, altrimenti si disinstalla e basta. Cioè, senza darci troppi calci nella pancia. Questo vale anche per Tropico, raga. Tropico io l'ho disinstallato ieri perché non si c'è. Mo' a macchina dire, ma gli specchietti non ce l'ho nel lato. Devo girarmi io sempre con. Tropico, per esempio, ragazzi, l'ho disinstallato. Non mi rendeva ciò che. Sei stato catturato da un eccesso di velocità. Manifattura multa. Una basta. Andiamo un po'. Quando scatto è. Dateci un numero, Marco. Sto qua dietro, che sta a fare? Boh, quello dietro di noi. Ehi, che così. E quando, raga? Oh. Maija. Mi sta ora a ribaltare. Ma per nulla dire. Ih, Lupalo. Madonna. Un poco brutta sta città. Aspettiamo ragazzi per poter continuare. Ho fatto mezzogiorno in gioco. Dovremmo arrivare a mezzogiorno e 20. Abbiamo pure 20 minuti di anticipo. Tutto questo perché in autostrada abbiamo dranchettiato un po' col camion, cioè col pullman. Oh, ma sto semaforo non stava di ma non scatta mai verde. Là c'è una pompa di benzina. Un
No, questa roba qua, ma che raga, ogni 2 secondi un semaforo dà il colpo. Era Shindewen, ragazzi, loro probabilmente ho sbagliato io la... Ma te ne vai o no? Ya. Ok, ho sbloccato Shin the Gap Umbrello qua. Quindi ma perché mi dove mi porta mo ad andare? Ma il navigatore dove mi porta? Ah, quindi in pratica come stanno i fatti, raga, io ho sbloccato la tratta. Dovrebbe essere così, raga, che ho sbloccato soltanto sta tratta. Chi è il Shin Umbrella qua? Quindi è finito così. O possiamo organizzare. Vediamo un po', da qua qui non c'è niente. Ma non c'è niente. Ok, boh. Ticket venduti, no, niente, 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 esperienza, continua. Ok, aspetta, voglio, forse stiamo capendo un pochino di cose. Mappa, quello è quello, ok, continua. Quindi adesso noi siamo a... Sta piovendo a dirotto. Quindi io fino a Shinder, ragazzi, lo posso andare a fare. Kiel. Shield. Orario di imbarco 2 ore, 190 km, linea 1, Kiel Shield. Ok. Salva. Quindi quindi allora io forse carica percorso. Penso che si fa così. Boh. Vediamo un po'. Inizia il gioco. Carica percorso. Credo che ci carica il percorso stabilito. O ricarica tutto. Perché se farebbe ricarica tutto, ragazzi, mi arrabbierei. Perché comunque ho esplorato questa mappa e 200 km qua ho fatto in da niente. E non è giusto che comunque questo gioco mi
Se fosse così, ragazzi. Vediamo un attimo. Facciamo l'ultimo tentativo, poi dopo basta. Ragazzi, era uno sbadiglio, scusate. Ok. Allora, ci... Ok. L'hai pensato? Non si accende, è inutile che mi pigli per face. Non è quello il tastino. Ok, ragazzi, tutto è pronto. Ma non c'è il... O meno lo inserisce dopo quando... Sì, infatti me lo inserisce dopo. Vediamo di fare un po' le cose più velocemente. Di recuperare almeno un 10 minuti, perché se poi là dopo ce la vado a perdere. Ma quali semafori rossi? Meno così, ragazzi, recuperiamo un po' di tempo, eh? Infatti, mo mi dice controlli passeggeri, raga. Allora, ok. Doveva andare così, raga. Allora, consiste controlla. Allora. Grazie, Ok, vediamo un attimino. Questo personaggio qui. Questo si chiama. Il signore si chiama Burak Sander. Vediamo se c'è questo Burak Sander. Dentro la lista. Eccolo qua. Burak Sander ci sta, ragazzi. Quindi. Ce l'hai Green Cab? Vai, sali. E un. Piglia posto, mi raccomando, fu bravo. Allora, poi. Quest'altro si chiama Jonas G con la J. Haman, eccolo qua. Giusto? Fantastico, sai. E so due. Signore. Questa si chiama Alicia. Alicia. Non c'è. Signora, voi non ce l'avete il biglietto. Mi dispiace, non è il biglietto per il nostro pullman, signora. Allora, signora Alicia, capo chi è? No, signore, questo non vale, mi dispiace. Cioè, non mi dispiace pure a Vlashander, ma non vale. Non c'è. È sbagliato, eh. Questo passeggero si chiama.
Talbrug. E dovrebbe essere, l'ho visto. Eccolo qua. Ci sta. Vai, sali. Questa si chiama Marianne Baker. Qua stanno i biglietti, quindi. Marianne, eccola qua. Vai, sale pure tu, basta, stai zitto. Là costato, ma te non te valigi per bene, perché sono carne valigi, poi buscate, signora. Questa invece c'ha il biglietto del qua e si chiama Elian con la E. Allora, si chiama Elaenia Drain, una cosa simile si chiama. Elaine Drain, eccola qua, ci sta. Vai, sali. Tu ti chiami Lenia Betez, eccola qua. Betz, vai, sali pure tu, sta regnendo là. Mettete bene i bagagli, perché mi cacca tutto coso. Ciao, Sie wollen bestimmt mein Ticket. Ma chissà di ti ciao, bro, vai. Questo invece si chiama Paul. Paul, eccolo qua. Ci sta, Sehr freundlich. vai. Signore, non avete tutto il biglietto, non è buono. Moin, das Ticket, bitte schön. Con la F, Ferdinand e Kierke, ci sta. Sehr freundlich. Hi, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Volevo viaggiare fino all'Epizing. Non, raga, non andiamo all'Epizing, noi siamo via diretta. Mi dispiace, noi siamo via Sehr diretta. freundlich, aber nein, danke. Hello, here, mein Ticket. Tu hai il ticket, vediamo. Questo si chiama Even Pest, è il primo, ce l'hai. Vai, vai, saggi un po' il signor Sehr Naviti. freundlich, aber ich Ja. hab wohl meinen Bus verpasst. Hai perso il pullman. Non è. Allora, tu la prossima volta faccio un biglietto Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. buono. Chi sei, Adam? Giusto, Adam. Ciao. Ok. Perfetto. Ah, signore, la prossima volta un biglietto. Ok, state buono, statevi buone. Ok ragazzi, abbiamo caricato tutte le personcine nel nostro. Tu stai a Bash, meglio a Maga controlla pure come sta la città. Ah, tutto in coppia, sta con l'unicino vita. Tutto bene ragazzi, l'aria condizionata va. Signora, i limoni, signora! Ho appeso ora te. Ok, se avete bisogno vi do l'accensione al wifi e andiamo allora. Sì, così si passa sicuramente dal pullman lì. Gli andiamo a accendere anche il wifi. Ah, wifi autorizzato. Autorizzazioni luci. Queste cose le accendono loro. La Madonna! Mannaggia. Poi che c'è più? L'aria condizionata ci sta a 18 gradi, ragazzi. Consiglio di vista è considerato. Questa è la compagnia del Flixbus, ragazzi. Siamo in viaggio per non mi ricordo che paese. Asfottato, lo dico su. Stiamo andando a Juer. Previaggio è previsto una sosta di 2 minuti. Quindi il pullman è in partenza dal. Troppo freddo, ma cominciamo a salamandarsi pur poco. Ma bene, fermiamoci in mezzo, perché la dottoressa lo caspita dall'aria fredda. Troppo freddo l'aria condizionata. 18 gradi e mezzo, 19 gradi, va pure. Ma poi cominciamo a salamandare. Ma bene. Va cominciato a salamandare, perché se no capisci, puoi buttare fuori in dopo la prima a 1 a 1.
Ciao Marino. Arrivo troppo ancora. Dai, ci fa striato. Aiuto. Ah, ci sta la regola, aiuto. Ah, ma bene, 19 gradi di riscaldamento condizionato, 20 gradi. Oh, sono 20 gradi in Pullman, che pulito. 20 gradi e mezzo. Troppo freddo. Ah, perché stava attaccata quella là solo sul freddo, raga. Ancora! Hol mir noch einen Zug Oh, hier. sei tu, ma fai un momento tutto il cacchio. L'ha mandato, ma ancora che l'aria è troppo fredda, va a fare così. Ancora, mannaggia chi ve molla, ma quando ve la scoppata sta? Cioè, visto... aiuto, sta a 30 gradi, sto qua. No, 30 gradi, no, aiuto, ma adesso saranno i numeri, 24 gradi e mezzo, 24, 24. No, aiuto, che cazzo, ci mi sei l'aria condizionata a pallottone. Che devo giù qui? Könnten Sie mal die Klima anmachen? È troppo alta, mo. Ah, già chi per mulla, prima mi morì di freddo e palle, mo è troppo alta, mo. Come si fa? Aria condizionata è troppo alta. Dopo vengo, ma non mi devi rompere le palle, mi hai fatto fa tardi, è colpa tua, quindi aspetti. Ma cazzo, savasci, ma sto co. Au, mannaggia chi te viva. Mamma bre, se rompono ancora un caspita, sta gente. Perché mi ha fatto come una mamma. Troppo alto, no, ma vi fa, ma vi fai, ma vi scongelare lo cadrete. Così mi barata, mi fa picciare le condizioni. Tre ore solo per mettere queste manovre. Siamo pure in ritardo, oi. Ma senza la metro è giù. Ora è troppo freddo, ora è troppo caldo, ma penso di giù da buono.
Toilette nicht rein. Mangia pure il suo cielo, mangia l'ombro. Come sistemato però fatti l'area cavolo, voglio. Ma state zitto, ci dei bravo all'andarete, c'è uno pizzo. Ok, avevo fatto sui viaggio, voglio me ne già mangiando un po'. Devo andare più piano pure, me ne chiesto. Ok, ora si può camminare di nuovo. E si è bloccato? Ah, si è sbloccato, ok. Piccolo lag, raga. Sono le 10:30 e siamo già in autostrada. Questa è la compagnia dell'Uplex. Siamo, ragazzi, le 10:35. Mancano 150 km, quindi ce la dovremmo fare. Salvo complicazioni, acquisti non rompono. Posso fare un caspo dei sordi, che ri. Fai, ah, però io per leggere un messaggio, tu mi scrivi in curva, proprio in intelligenza, proprio 100, Già, fai, che devi fare? Sto cazzo! Assoreta. Assoreta. Ce la dovremmo fare, raga, che dite? Sì, dai, 130 km, sono le 10:46, abbiamo più o meno un'ora abbondante.
arrivare lì dovremmo arrivare pure in anticipo. Forse arriviamo in anticipo, però dipende tutto da come si mette la situazione traffico davanti. Sto andando proprio sotto i limiti, ragazzi. Cioè, il limite qua è 100, noi siamo a 80, 90, 80, 90. Ah, dai, quella. Ma che lì si è avuto un culo? No, stanno a conducere. Che lì si. È un po' così. Cioè, ragazzi, avete capito che è fatta? Ma che ne è avuto un culo? Lì so, io già sta attento. Lo piegro. È lunga, Antonella, la strada, sì. Cento chilometri, raga. Questi sono andati dritti, hanno fatto l'incidente, vabbè. Ragazzi, non ho gli specchietti, devo impostare gli specchietti quelli piccoli, perché sennò così, ragazzi, la telecamera che si gira ogni 3x4. Ok. Mancano 90 km, guarda. Ma è 80 km qua, 80 km orari, sono 90 km ancora da fare. Dovremmo arrivare prima, diciamo, di quell'ora. Abbiamo quasi un'oretta, ragazzi, da questo momento abbiamo 90 km da fare. Un po' di traffico c'è davanti, non posso correre più di tanto. Non c'è la galleria. Sembra che va piano, però comunque pure. Qua sotto lagga proprio come un urannato. Ok, raga. 70 km scarsi. Ne mancano solo 70, raga. Raga, sì, ce la facciamo, dai. Nel gioco sono le 11:20, quasi. Abbiamo un'altra ora.
Così ce la facciamo, dai. Oh, non devi laggare, però. Ma che cazzo di nato laggare, che già sei offline pure. Quando sono 50 km, raga. Dovremmo iniziare un po' a rallentare perché qua c'è l'uscita. Faccio passare, non trovo che fare. Tu non passi, frate Rogaspita. Va bene, adesso dovremmo andare dall'altra parte, raga, perché qua. La stessa pensata mi hai chiesto. Cioè, ma come può essere andato, ma questo? Ma là mezzo manco può essere tagliato. Da qua manco posso tagliare. Cioè, oh, perché adesso come? Cioè, ma è possibile, raga? Fino a dove potrei andare a retromarcia? Là in mezzo manco ci passa. Sta macchina qua da lì e tagliare così non posso. Ma tu guardi, sei proprio bloccato nel. Hai capito? Cioè, non posso proprio fare niente. Cioè, se questo non stai nei tre quarti, stai nei ciudini, ti passavo sotto sotto. Vieni, sei buono, vieni, sei buono. Raga, potrei fare un'azzardata, cioè andare in La Madonna! Asanda? Potrei fare un'azzardata, ovvero andare in retromarcia fino a lì in mezzo, con la speranza che però dopo ce la faccia rigirare là. E poi tagliando per la dritta di così. Però c'è un problema, che se faccio l'azzardata, quando vado a girare tocco in ghiera lì dietro. Proviamo, ah. No, non ce la potrei proprio fare, raga. Cioè, ci vado proprio stortissimo. Là in mezzo, manco ci passo. Oddio, però, mezzo le macchine, là sì che forse.
11:35, guarda qua, infatti fa tutto in ritardo. Ma non c'è. Ma che fa quello cambia in merda? Che gioco che. Ma che caspita fa? Cioè, ma è normale? È normale, secondo me. Faccio tanto per andare indietro. Arriva qua, questi cornuti di merda si tamponano. Dobbiamo rigare a forza il pullman, raga. Dobbiamo rigarlo a forza, raga. Me ne frega proprio, eh. Da lì a tirare dritto. Ma che cazzo dici che sto fermo con l'acceleratore? Signora, i limoni, signora! Interessa proprio. Ci ho fatto già tardi. Va a cagare, dove il danno lieve? Asticies, ma sto pullman e sto camioncino e me, ma vaffanculo. Ma stai zitta, crapa. Sta capretta. Va, fanguspito, va da là, va. Ma il funzionamento lo sta. Sto cazzo! Appunto, ha ritto buono. Interessa proprio che danno paura la velocità. Oggi perso già. Mezz'ora è vinto. No, non ha già perso niente. Ma io, che cacchio sto dicendo? Sono 11:48. Ma io voglio capire pure, né? Cioè, boh, ammetterò. Che se quel camioncino là dietro non si era ribaltato, cioè non aveva tamponato l'altro, noi là eravamo passati, io non eravamo manco fatto danno full pullman. Ecco. Almeno così recuperiamo qualche cosina. Abbiamo quasi 20 minuti di tempo per consegnare il ca il vabbè, per far scendere i passeggeri 30 km, ce la facciamo.
Ah, il limite là era 100, ma io non ho superato, sì, ho limite. Ci pigliamo in giro. Leva da una zeppa. Ma stai zitto. Ci fa strillare proprio. Si lamentano pure, si lamentano sempre, si scie. Voglio fare 5 minuti più prima. Non riesci chilometro, ancora. Ma che Luca mi l'annanza, mo se non si levano, eh. Ma come era da me teneva la mai, no? Oh, sì, mannaggia, chi destra morte so, mori. Ma stai zi. Oh. Stronzo. Oh, e che ca... mo io pure... Si costa nel sacco più ciò. Aspetta no. UGF. Si è aperto il vetro. Cercate di chiudere il finestrino, ma non mi ricordo tasto. La macchina mi è arrivato il viaggio, voglio, non mi preoccupare, siete arrivati, voglio sapere più niente, quanti scemo che hanno pagato 3 biglietti, loco, poi hanno pure coraggio di parlare. Ah, sono bloccati i bagagli. In un menu. Oh, vado lì. Oh.
Non si aprono i bagagli. Babu. È normale, non si aprono, stanno giù. Adivinha. Subo climatizzatore, su di questo, su di questo. Che abilità devi? Ok, non esci su qua. Vabbè. A posto. Bene. Aiuto. Quindi, è stato un piacere. Ci si becca dopo. Ciao belli.